Come costruire il nuovo PEI alla scuola secondaria di primo grado è rivolto nello specifico alla fascia d'età 11-14 anni. Si tratta di una proposta operativa in linea con il decreto 182/2020 con le linee guida e i modelli PEI allegati e si inserisce all'interno della cornice più ampia già presentata nel volume teorico-metodologico Il nuovo PEI in prospettiva biopsicosociale ed ecologica. In questo caso però il volume ha un taglio estremamente operativo e accompagna nella compilazione di ciascuna delle 12 sezioni previste dal modello PEI ministeriale. Per promuovere infatti un PEI realmente funzionale e vicino ai bisogni dello studente e della studentessa della scuola secondaria di primo grado, è importante utilizzare degli strumenti che sono proposti all'interno del volume, per accompagnare la riflessione e la compilazione delle varie sezioni. Si tratta di schede e strumenti di osservazione, proposte di schede guida, ma anche di sezioni di PEI già compilati che fungono quindi da esempi molto utili. Per ciascuna sezione inoltre ci sono dei rimandi specifici sia al testo principale nuovo PEI sia agli aspetti normativi contenuti nel decreto 182 e nelle linee guida nonché ad altri aspetti normativi ma anche suggerimenti per organizzare l'inclusione scolastica e compilare al meglio quelle che sono le sezioni del PEI. Vediamo ora le varie sezioni dedicate alla compilazione del PEI alla scuola secondaria di primo grado. La sezione 1 è dedicata al quadro informativo, dove scuola, famiglie e servizi sono chiamati a realizzare un progetto educativo condiviso per la promozione e la crescita degli alunni e delle alunne della scuola secondaria di primo grado. Qui ci sono anche informazioni che provengono direttamente dai genitori che ci informano riguardo alla situazione familiare o la descrizione dell'alunno e dell'alunno nel contesto domestico. La sezione 2 invece è dedicata agli elementi generali desunti dal profilo di funzionamento. Qui quindi vanno inserite le informazioni che ci sono state comunicate rispetto alle quali ci siamo confrontati con i professionisti della sanità. Come vedete ci sono delle schede che proprio sono utili per favorire il dialogo e la coprogettazione tra scuola e sanità per poi raccogliere le informazioni importanti per la stesura del PEI. La sezione 3 invece è dedicata al raccordo con il progetto individuale in cui vengono indicati i servizi attivati sul territorio per l'alunno e per l'alunna e quindi una sintesi dei contenuti del progetto individuale così come ci sono forniti dalla famiglia. La sezione 4 riguarda invece l'osservazione specifica sull'alunno e sull'alunna nelle quattro dimensioni fondamentali del PEI: la dimensione della relazione, dell'interazione e della socializzazione, la dimensione della comunicazione e del linguaggio, la dimensione dell'autonomia e dell'orientamento e infine la dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento. Qui, per ciascuna delle quattro dimensioni, vengono proposte delle schede che aiutano e accompagnano proprio l'osservazione specifica in queste quattro dimensioni. La sezione 5 riguarda invece l'intervento in queste quattro dimensioni. Quindi, come potete vedere dall'esempio, vengono definiti obiettivi, interventi didattici e metodologici, strategie e strumenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi. Anche in questo caso per ciascuna delle quattro dimensioni. La sezione 6 è un po' il cuore del concetto biopsicosociale del PEI, perché riguarda le osservazioni sul contesto, andando a individuare quelle che sono barriere e facilitatori. Anche in questo caso ci sono fornite proprio delle schede per l'osservazione del contesto che ci aiutano a individuare le barriere che dovremmo cercare per quanto possibile di rimuovere o di attenuarne l'influenza, e andare invece a individuare e ad attivare facilitatori che permettano il pieno accesso all'apprendimento e una piena partecipazione da parte dell'alunno e dell'alunna. La sezione 7 riguarda invece gli interventi specifici sul contesto per creare e realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo. Anche in questo caso alcune schede ci aiutano e ci accompagnano nell'andare a individuare e analizzare i vari elementi del contesto
che sono importanti, sui quali è importante andare a incidere per creare un contesto realmente inclusivo. La sezione 8 riguarda invece la parte più curricolare, quindi l'intervento sul percorso curricolare per ciascuna delle discipline previste alla scuola secondaria di primo grado. In questo caso vediamo un esempio nell'ambito della disciplina di storia con la definizione di specifici obiettivi di apprendimento e delle rispettive attività che verranno messe in atto proprio per raggiungere gli obiettivi in quella specifica disciplina. La sezione 9 è dedicata all'organizzazione generale e all'utilizzo delle risorse, quindi un aspetto più organizzativo e di individuazione di risorse che possono essere individuate grazie anche proprio alle schede che vengono qui proposte. Sono schede per l'attivazione e il monitoraggio delle risorse, risorse che possono essere già presenti, magari latenti, oppure risorse che devono essere individuate e attivate ex novo. La sezione 10 invece è dedicata alla certificazione delle competenze per la scuola secondaria di primo grado. La sezione 11 invece è dedicata alla verifica finale, una verifica finale che però proviene da un attento monitoraggio in itinere rispetto all'adeguatezza e appropriatezza di obiettivi e attività inseriti nel PEI. Anche in questo caso una serie di schede ci aiutano in questa fase di monitoraggio e di redazione della verifica finale. Infine la sezione 12 è dedicata al PEI provvisorio, ossia quella parte che riguarda gli alunni di nuova certificazione o nuova immissione all'interno del contesto scolastico della scuola secondaria di primo grado, che quindi dovranno trovare all'inizio dell'anno scolastico successivo un ambiente inclusivo pronto ad accoglierli e pronto a rispondere ai disturbi specifici che presentano.